Sindaco Leonardo Latini, un San Valentino particolare purtroppo, no? Purtroppo sì, però come è stato detto anche oggi durante le celebrazioni, bisogna comunque festeggiarlo, e seppur nel rispetto ovviamente di quelle che sono purtroppo le norme che in questo momento ci disciplinano il nostro vivere quotidiano. È un momento particolarmente difficile, per fortuna la nostra città, magari proprio grazie anche alla protezione di San Valentino, sta reggendo in un momento in cui la pandemia nella nostra regione si sta facendo sentire particolarmente forte, quindi che le nostre condotte siano responsabili e che, come ho già detto, sia un gesto d'amore quello di rispettare queste norme semplici che ci vengono dette a tutela della nostra salute, ma soprattutto della salute degli altri. Quindi quest'anno forse l'amore è proprio questo. Ecco, lei infatti ha richiamato proprio tutti quanti a un atto d'amore nei confronti della città, giusto? Nei confronti della città, nei confronti del nostro prossimo, e soprattutto sappiamo che quando parliamo di nostro prossimo in questo periodo ci facciamo riferimento alle persone più deboli, alle persone malate, alle persone anziane, e quindi qual è la cosa migliore per festeggiare il nostro santo patrono, che è veramente mostrare l'amore per gli altri. Ecco, un'altra emergenza, sindaco, oltre a questa purtroppo della pandemia, è quella del lavoro. Terni sta attraversando un periodo veramente difficile, adesso c'è la vertenza della Treofan, sappiamo tutti insomma le incertezze sul futuro delle acciaierie, e poi c'è anche il settore del commercio, se ne parla poco insomma, ma anche il commercio sta attraversando una situazione molto difficile. Ecco, le chiedo cosa può fare l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale può cercare di mettere in campo tutte le risorse che arrivano, perché io credo che sia questa la principale, in questo momento, la principale preoccupazione, oltre a quella di cercare di semplificare il più possibile il rapporto con i cittadini. Noi purtroppo da Comune in dissesto abbiamo dei vincoli che non ci consentono di fare tante altre operazioni che altrimenti magari si sarebbero potute fare, quindi il nostro bilancio purtroppo ci obbliga anche ad alcune scelte che forse in altri periodi non sarebbero state fatte, in altre condizioni non sarebbero state fatte. Quindi tutto quello che è possibile fare cercheremo di farlo. Il commercio è sempre stata una risorsa della nostra città, come nessuno lo dice ancora di meno forse del commercio tutto quello che è l'aspetto della movida che ha sempre caratterizzato Terni e l'ha resa unica nel panorama regionale e non solo. Quindi speriamo che ci siano tutti quei ristori di cui le categorie più colpite hanno necessità, che questi vengano messi in campo il prima possibile e che soprattutto arrivino il prima possibile quei vaccini che possano sicuramente cercare di far tornarci quanto prima a una vita normale e anche quindi a cercare di dare sollievo a queste categorie che sono particolarmente in sofferenza. Cerchiamo di fare tutto sui tavoli necessari e vediamo quello che si potrà fare per il meglio. Ecco, c'è una cosa che va bene quest'anno a Terni, però non lo diciamo mai. Non lo dobbiamo dire, è una questione scaramantica. Però va veramente bene, no? La grande stampa si occupa di nuovo della Ternana. È soddisfatto di come si sta esprimendo la squadra? Dei risultati e del gioco. E non sempre poi sono due cose che si accompagnano, invece quest'anno ci hanno dato soddisfazione sia dal punto di vista dell'estetica del calcio che dei risultati. Ecco, le chiedo se si farà il nuovo stadio Liberati. Quello dipende anche dall'amministrazione comunale, quell'altra cosa magari no, ma lo stadio sì. Diciamo si farà? Che noi ci teniamo e faremo di tutto ovviamente perché lo stadio ci sia. E è complicato, sono percorsi complicati, vedremo di come comune di assistere quanto più possibile chi vuole investire. Ecco, un'ultima cosa, sindaco, le volevo chiedere, si è insediato proprio ieri il nuovo governo, lei ha fiducia in questa nuova compagine di governo nazionale, lei pensa anche che aiuterà a migliorare i rapporti fra le diverse forze politiche? Io spero, perché ho sempre detto che in questi momenti difficili la concordia deve essere alla base di ogni agire, soprattutto politico. Quindi quando si alzano troppo i toni, si accendono, non fa mai bene, perché le comunità si spaccano e le comunità spaccate non reagiscono bene alle fasi di emergenza. Quindi io ho sempre auspicato, erano mesi che auspicavo che ci fosse un governo diverso, non soltanto nella composizione, ma soprattutto per quanto riguarda il rapporto istituzionale. Un governo ampio come questo, un governo che autorevole, che possa veramente fare gli interessi di tutti, al di là dei particolarismi e delle singole posizioni che ovviamente in questo periodo devono lasciare il passo a quello che è l'interesse principale, che è l'interesse della nazione. Grazie sindaco, buon San Valentino a lei. Valentino. Grazie.